Beh, parole importanti queste, non 27 cuori, ma un unico grande cuore. Staremo a vedere se si riuscirà a declinare poi in azioni concrete e sostanziali questa intenzione. Intanto continuiamo invece a monitorare come reagisce il nostro paese all'emergenza coronavirus. Appunto siamo in collegamento con il fronte europeo, poi quello italiano, anche regione per regione, città per città. Il sindaco di Napoli, De Magistris, è collegato in diretta con noi, grazie per essere con noi. Sindaco, benvenuto e bentrovato. Grazie, abbiamo visto appunto l'Europarlamento lavorare in modalità coronavirus, anche tutti i nostri collegamenti sono in modalità coronavirus via Skype. Allora, sindaco, una prima riflessione insieme, diciamo, su come la vostra città sta reagendo, sta vivendo tutto questo e come vi state preparando, perché insomma abbiamo sentito voci piuttosto allarmate e allarmanti di un'emergenza che si potrebbe spostare, si starebbe spostando dal nord al centro-sud. Ma innanzitutto speriamo di no. Devo dire che la nostra città, la nostra regione, si è mossa con molto anticipo, addirittura la chiusura delle scuole prima che fosse decisa a livello nazionale, l'igienizzazione di molti luoghi. Finora a Napoli, dato proprio di qualche minuto fa, abbiamo 335 contagiati nella città, quindi insomma i napoletani complessivamente stanno rispettando le regole, devo dire, in una città anche difficile per la conformazione urbanistica, quindi dobbiamo continuare stando a casa, e quello che più ci preoccupa in questo momento è il sistema sanitario, che sta quasi al collasso. Perché noi abbiamo in Campania 350-380 posti di rianimazione e terapia intensiva su 6 milioni di abitanti, quindi questo è quello che preoccupa molto in questo momento. Allora, li ripeto queste cifre, sindaco, perché insomma valgono la pena una riflessione più approfondita. 350-380 unità di terapia intensiva, ci ricordava De Magistris, nella regione Campania, a fronte di 6 milioni di abitanti. Quindi insomma è evidente che l'affrontare un'emergenza vera con queste capacità, con questa struttura, sarebbe molto complicato, sindaco. D'altronde ora si parla di emergenza, ma insomma vale la pena anche fare un ragionamento un po' più di ampio respiro, perché è un'emergenza che viene da lontano, no? Perché ovviamente si può far fronte con unità di terapia intensiva aggiuntive, diciamo organizzate per appunto fare fronte alle ultime emergenze, ma bisognerebbe fare un ragionamento un po' più strutturale. Beh, direi proprio di sì. Se pensiamo che i medici fino a qualche giorno fa, moltissimi erano senza mascherine e dispositivi di sicurezza e sono diventati loro volta malati, che hanno non potendo curare i pazienti, hanno contagiato i pazienti, e gli ospedali diventano il luogo più rischioso. Se consideriamo lo smantellamento della sanità pubblica che è avvenuto in Campania, ma non solo, in questi anni, noi dovremmo avere almeno 1500 posti di terapia intensiva. Considerate che quel numero che vi ho dato non è solo per il Covid-19, quel numero riguarda tutti i pazienti che hanno bisogno di terapia intensiva e rianimazione. Ecco perché noi dobbiamo essere bravi, come siamo stati finora, ad avere comportamenti corretti, perché in questo modo i soldati della prima linea sono soprattutto i cittadini, oltre ai medici e agli infermieri, che stanno facendo un lavoro in Campania e a Napoli incredibile. Ecco, sindaco, su questo però mi dà qualche aggiornamento in più. Lei dice giustamente che i soldati in prima linea devono avere, diciamo, le attrezzature e le munizioni per poter affrontare poi quella che è stata definita la guerra. A Napoli avete fatto un censimento, questo è garantito per quanto riguarda, diciamo, i dispositivi più basici, parliamo di mascherine e di guanti, anche perché insomma le mascherine abbiamo visto che poi sono state il vulnus veramente della prima fase, no? Ora ne stiamo attendendo insomma l'arrivo sia di quelle autoprodotte che di quelle importate, però bisogna vedere poi se singolarmente le singole città e regioni hanno l'approvvigionamento necessario e sufficiente. Una brevissima precisazione: è stato tutto centralizzato a livello nazionale con la Protezione Civile e a livello regionale, ma siccome ci siamo resi conto qualche giorno fa che ai medici, in particolare di medicina generale, i medici di base, non avevano ancora mascherine e dispositivi di sicurezza, ci siamo attrezzati anche noi. Io sono andato in giro virtualmente, ma come dire, contattando delle aziende campane che si sono mostrate disponibili, e da alcuni giorni anche come città di Napoli
stiamo ottenendo migliaia e migliaia di mascherine che stiamo dando ai medici, stiamo dando ai supermercati, stiamo dando ai poliziotti, insomma, non basta più il livello nazionale e regionale. Noi sindaci siamo stati lasciati in qualche modo soli, a mani nude, a dare una mano per arginare questo fiume che rischia di tracimare. Sindaco dice siamo stati lasciati soli in qualche modo per quanto riguarda proprio gli strumenti necessari, per quanto riguarda invece la comunicazione, i decreti, appunto la comunicazione a livello, no? La decisione a livello nazionale, invece a livello regionale, più capillare, a livello anche di singole città, secondo lei ha funzionato? Bisogna correggere il tiro in che senso e in che direzione? Qua purtroppo siamo in un momento molto delicato perché il sistema sanitario ormai da molti anni, da circa 20, è regionale, quindi tutto è accentrato sulle regioni. Il governo ha proclamato lo stato di emergenza nazionale, ma a mio avviso non ha fatto quel passo che poteva essere decisivo di uniformare tutto a livello nazionale. Quindi adesso stiamo un po' al balletto di responsabilità, no? Ascoltiamo ogni giorno Fontana, Conte, De Luca, Conte. Lo Stato evidentemente non si vuole prendere il carico di quella che è anche una tragedia, di numeri che parlano da soli, e le regioni si stanno rendendo conto che dopo aver smantellato in gran parte la sanità pubblica non ce la fanno da soli e si appellano al governo. In mezzo ci sono i cittadini, i medici, ci sono i sindaci, ci sono i pazienti, ci sono i feriti e ci sono purtroppo i morti. Sindaco, allora in mezzo ci sono appunto, lei ha detto per primi i cittadini, loro stanno reagendo bene, confidiamo anche appunto nella responsabilità di tutti quanti. Io la ringrazio per essere intervenuto, le auguro buon lavoro e poi ci continuiamo ad aggiornare comunque nei prossimi giorni per monitorare appunto tutte le realtà. Grazie Sindaco De Grazie, Magistris. grazie a voi, buon lavoro, grazie. Allora, alle 12.